appassionati di basket, ben trovati dal Palabasket Renato Di Lodio. Appena terminata la gara tra la Castellano Udas e la Valentino Castellanita, vinta da Udas 94-74. Siamo in compagnia di coach Gigi Marinelli. Coach, mi aveva detto la vincita, avrebbe stata una partita complicata, così è stata. Forse Castellanita non sembrava essere così a 0 punti nella giornata. Sì, sicuramente non sembrava questo, invece ha dimostrato di essere una squadra quadrata. Ho giocato quasi 40 minuti in zona e noi abbiamo sofferto, ma costruendo e anche in buone azioni andando al tiro liberi, però la palla non è entrata. Loro poi sono entrati in fiducia da subito in attacco, anche con, diciamo, le seconde linee, quindi niente, è stata una partita combattuta per fino al terzo 30-35 minuti. Forse è una partita ancora interna con la nostra. Sì, come ripeto, hanno fatto zona, abbiamo fatto un po' di difficoltà per mettere in ritmo i nostri giocatori. E quando invece siamo andati in ritmo, l'abbiamo buttata dentro, abbiamo preso un break per fare un sentito di portarla a casa. Prima di questa gara davanti alla miglior difesa della Lega, troppo si sono 4 punti concessi in casa. Troppo sì, guardando i 56 che abbiamo concesso a noi, 74 punti in casa, sì, sono troppi, però loro l'hanno messo sempre dentro, noi forse abbiamo un po' sottovalutato un tantino la partita, perché tra l'altro a loro mancava un giocatore, quindi abbiamo un po' probabilmente. Pensavamo che fosse più facile, invece così non è stato, però sono contento perché abbiamo reagito, nonostante siamo andati sotto anche diversi ma questo è un campionato molto equilibrato, nel frattempo nell'anticipo d'Altamura abbiamo perso per 16 a 7 minuti dalla fine, quindi questo fa capire l'equilibrio che regna in questo campionato. La mista qui sembrava che la Sinse è più bella di un altro, la squadra c'era. Sì, chiaramente hanno fatto di fabbrica la velocità, un gioco sconvolgente, dobbiamo per aumentare questo gioco dobbiamo prendere il balzo, quindi anche gli altri stare molto forte a Sinse e il balzo, quindi oggi abbiamo concesso un po' troppi rimbalzi in attacco, così come è successo già. Forse mi piace chiedere come una battuta anche su giocatori dell'altra squadra, ma Valverdi oggi ha fatto una gran partita. Sì, no, ma un po' tutti hanno giocato bene, Buono, Bassano, insomma, sono tutti, hanno dimostrato, nonostante le assenze, di meritare in campo. Penso che giocando così, insomma, il Castellaneta quanto prima prenderà il punto. Grazie a voi, grazie a voi.